Il cinema italiano che problemi ha? Io credo che il cinema italiano abbia un unico problema, che è la produzione e il denaro, perché il cinema italiano ha ottimi registi, ottimi sceneggiatori, tecnici bravissimi, tutto quello che serve per fare un ottimo cinema a livello europeo. Manca la volontà politica, innanzitutto, di considerare il cinema un'attività culturalmente e commercialmente importante, e quindi purtroppo mancano i soldi, mancano le strutture sia produttive sia distributive per fare quello che si potrebbe obiettivamente fare. Il problema, secondo me, e ne discutevamo anche prima dell'assemblea, è che sono mutati sicuramente i gusti del pubblico e quello che il pubblico cerca nell'esperienza collettiva del cinema. E questo cosa significa? Che per quanto riguarda il cinema, diciamo, mainstream, questo si è trasformato in popcorn, Coca-Cola, poltrone comode, Dolby Surround e 3D. Forse anche il cinema da sé dovrebbe trovare il suo 3D, cioè trovare delle proposte che vadano oltre la semplice visione del film e che però diano dei contenuti nuovi, delle attrattive nuove anche alla visione di film de sé o comunque di film che non appartengono al circuito commerciale più classico. Noi nell'esperienza estiva di Cinema 1 abbiamo avuto soddisfazioni da film che non sono magari dei blockbuster, ma che siamo riusciti a presentare in maniera originale con dei dibattiti, degli incontri, delle presentazioni. Questo è un percorso difficile, complicato, anche dispendioso e che quindi credo che potrebbe essere anche un modo per risolvere in parte questi problemi. Non so se li risolverà tutti o se è la strada giusta, però questo è quello che penso io. Insomma, sicuramente sono cambiati i gusti del pubblico, bisogna offrire qualcosa di più e di diverso e forse, ecco, il cinema di sé è un po' più in ritardo rispetto al cinema mainstream nel E non ci farlo. sono storie, ma il concetto su cui dovremmo puntare il cinema italiano è a raccontare delle storie che siano aderenti, che partano dalla realtà e che la trasfigurino, perché il cinema alla fine non è raccontarla nella realtà medesima, ma è trasformarla, e che però abbiano un contatto con le esigenze delle persone. Infatti, secondo me il cinema oggi deve diventare, anche con tutto l'aspetto del crowdfunding, molto più legato al popolo, molto più vicino alla Non mi gente. piace, questo è un problema, risposta secca, a me non piace. E perché? Perché è un cinema che viene fatto spesso per accontentare e non per costruire.